un ponte tra l'Albania e le comunità Arbresh-Lucane. Si tratta del nuovo progetto editoriale tra l'ufficio stampa della giunta regionale e il quotidiano albanese Shqiptaria, che pubblicherà pagine dedicate alle 5 comunità albanofone lucane, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Maschito, Ginestra e Barile, nel proprio supplemento di cultura Rilindasi, che significa rinascita. L'obiettivo è quello di preservare nicchie di minoranze linguistiche dalla globalizzazione. I dettagli sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa dal presidente della giunta regionale Vito De Filippo e dall'assessore alla cultura Vincenzo Viti. Ci vuole salvare un frammento della vita culturale di una grande nazione, quella albanese, che ha avuto in Basilicata radici, testimonianze e presenze che non possono essere cancellate. Le comunità arbresce che sono in Basilicata e che sono uno straordinario patrimonio culturale, direi anche turistico, in aree importanti della Basilicata, nel Vulture e nel Pollino, che possono costituire un ulteriore elemento di attrazione per questo territorio.